Chi apre un libro di testo di relatività legge che la relatività è uscita fuori con un lavoro di Einstein nel 1905, è un po' una data ufficiale di nascita, però se si guarda bene la storia della fisica si scopre che le cose sono un pochino diverse, non è che la relatività sia nata dal cervello di Einstein come Minerva dalla testa di Giove. E ci sono ampi precedenti nella storia della fisica e della scienza, si li trova persino nella Cina antica, dei precedenti, diciamo, del principio della relatività. C'è però un passo del dialogo dei massimi sistemi di Galileo in cui viene descritta appunto la relatività del moto, in un modo che anticipa in maniera sorprendente la relatività ristretta, con alcune differenze di rilievo che renderò poi più chiaro. Cioè, Galileo parla di una nave in cui volano uccelletti, farfalle, adesso non ricordo più bene cosa volava dentro quella nave, e dice che il movimento di questi oggetti dentro la nave è esattamente lo stesso, sia che la nave sia ferma, sia che vada, come si dice in termini di adesso, di moto uniforme. Qualcosa di simile uno lo prova anche in una stazione ferroviaria, quando arrivano e partono dei treni, qualche volta viene ingannato, non sa se è il proprio treno che parte o quello vicino che arriva. Quella è la relatività del moto, come viene descritta da Galileo. La novità di Einstein è quella di aver esteso questo concetto di relatività del moto a fenomeni che sono relativistici, cioè avvengono una frazione apprezzabile della velocità della luce. L'antefatto è il seguente: verso il 1860, cioè il decennio 60-70, Maxwell completò la sintesi, diciamo, dei fenomeni elettromagnetici scrivendo appunto le equazioni di Maxwell. Maxwell pensava che la luce fosse una vibrazione trasmessa da un mezzo ipotetico chiamato etere, che in qualche maniera riecheggia la quintessenza aristotelica, e che la luce si propagasse in questo mezzo un po' come il suono si propaga nell'aria oppure anche in qualsiasi corpo materiale. In questo caso la velocità della luce è rispetto all'etere, e quindi ci si attendeva che muovendosi rispetto all'etere ci fosse una specie di vento d'etere, per cui la luce contro vento sarebbe andata più piano e sotto vento sarebbe andata più veloce. Invece una serie di esperimenti fatti da Michelson e Morley alla fine dell'Ottocento dimostrarono che questo effetto non sussiste. E se si guarda, il fallimento di questo effetto, di questa osservazione, conduce proprio alla relatività einsteiniana. Non è detto che Einstein sapesse di questo esperimento, ne sapeva ma non lo cita in dettaglio. Comunque l'idea di Einstein è che non esiste l'etere, e che c'è la relatività del moto, che però la formula di addizione delle velocità è diversa. Essenzialmente, se io aggiungo due velocità una all'altra, le compongo, non ottengo una velocità somma, come capitava era già chiaro a Galileo, bensì un pochino di meno, e quel pochino di meno diventa sempre più importante fino a quando si arriva a velocità relativistiche, e quel pochino di meno ci impedisce di superare la velocità della luce. La velocità della luce è un muro, il muro della luce oltre il quale non si può andare, e ci sono delle formule che dettagliano questo muro della luce, che si chiamano trasformazioni di Lorentz, sulle quali magari si potrà discutere in un'altra occasione. Quello che vorrei enfatizzare a questo punto è il carattere di manifesto della teoria einsteiniana. Cioè, ci sono certi lavori che sono lavori scientifici, che contengono formule, che indicano come fare le cose, però al tempo stesso hanno anche un messaggio dentro, cioè un contenuto, un proclama, sono uno squillo di tromba. Bene, questo lavoro di Einstein aveva in maniera preponderante anche questo concetto, perché va detto che altri scienziati hanno contribuito alla relatività circa nello stesso periodo. Lorentz, che ho citato prima, aveva fatto un suo tentativo, scrive in tedesco il Versuch, di una teoria delle forze elettromagnetiche in cui enuncia il principio degli stati corrispondenti, che se uno va a guardare è la relatività di Einstein, data in anticipo. Però nel lavoro di Einstein questo era un teorema geniale che regolava solo i fenomeni elettromagnetici. Da nessuna parte viene scritto che questo doveva regolare il comportamento di tutta la materia. E questo è molto importante, quindi non c'era quel carattere di manifesto. Poi si buttarono lì sopra anche
si buttò Poincaré, che era un sommo matematico francese, con Hilbert, uno dei due grandi matematici di questo secolo, che ebbe una serie di visioni straordinarie. In qualche maniera, nel caso di Poincaré, era forse eccessivo il carattere di manifesto, ma non adeguatamente supportato da un'armata di formule messe sotto. In Einstein i due concetti sono più bilanciati. E poi Poincaré non ebbe fino in fondo la comprensione di quella che era la relatività, perché nel 1909 ne parlava ancora. Era chiaro che la connessione logica dei vari ingredienti della relatività era ben diversa da quello di Einstein. Rimane un genio, in ogni caso, personalità di alto livello. Quindi ci sono dei dubbi un pochino, e queste discussioni andranno avanti per sempre, su chi abbia veramente la priorità della relatività ristretta. Forse è eccessivo il monopolio dato ad Einstein, bisogna parlare anche degli altri in termini storicamente corretti. Verso il 1912, credo che Einstein fosse professore a Praga in quell'epoca, Einstein si rese conto che mancava una teoria relativistica della relatività e si accinse alla costruzione di questa teoria, e aveva non molti elementi in mano, però aveva un'idea molto profonda che superava di gran lunga quella dei suoi concorrenti, tra cui Nordström e altri, che tentavano di costruire appunto una teoria relativistica, però con concetti che si dimostrarono alla fine essere errati. Il punto di partenza di Einstein fu il principio di equivalenza, e lui lo esemplificava con un esperimento in cui appariva un ascensore. Cos'era l'ascensore di Einstein? Era insomma un laboratorio, qualcosa che adesso si può dire è perfettamente realizzato da un laboratorio spaziale, cioè è una cavità che cade liberamente in un campo gravitazionale, o meglio segue un'orbita per esempio attorno alla Terra sotto l'unico effetto del campo gravitazionale terrestre. Allora, come ben si sa, gli astronauti nell'interno non sentono più la forza di gravità, perché tutto, astronauti e pareti e capsula spaziale, si muovono sotto l'azione delle stesse forze, quindi non c'è una forza relativa o uno stiramento, per cui si annulla la forza di gravità. Allora, in quell'ambiente tutto si comporta come non esistesse campo gravitazionale. Quindi l'idea è che si può annullare il campo gravitazionale lasciandosi cadere dentro questo campo gravitazionale. Però non si annulla dappertutto, si annulla solo dentro la capsula. Se uno cerca di andare fuori dalla capsula, intervengono forze di marea o di distorsioni residue, per cui questa coincidenza non è più vera. E quindi si tratta di mettere insieme questi, come dire, tutti questi pezzi di spazio in cui viene annullato il campo gravitazionale, incollarli uno all'altro e fare una teoria globale, che lui costruì e portò a termine in circa 5 anni. Einstein portò a termine la costruzione di questa teoria essenzialmente durante la Prima Guerra Mondiale, e ne pubblicò una versione preliminare nel 1916, una più completa nel 17, e poi naturalmente variazioni di tipo perfezionamenti che non sto lì a descrivere, però un tassello fondamentale fu aggiunto da Hilbert, che anticipò in maniera sorprendente Einstein scrivendo il principio di minimazione per il campo gravitazionale, il che generò un pochino di contrasti all'inizio sulla priorità tra lo stesso Einstein e Hilbert, poi sanati perché era personalità di alto livello. Comunque, nella relatività generale c'è questo punto di partenza del principio di equivalenza. Poi c'è un altro concetto della curvatura dello spazio, cioè lo spazio è curvo, come un tavolo è piano e non c'è curvatura, un tavolo differisce per esempio dalla curvatura di un pallone o di una buccia di arancia, e quindi ci sono dei fenomeni di deformazione della geometria da euclidea a non euclidea che caratterizzano lo spazio della relatività. Va detto anche che questa curvatura è variabile, cioè dipende dalla massa, questo è un altro concetto fondamentale che c'è in questo spazio. Uno deve immaginare ad esempio un telo elastico ben teso, e quello è piatto. Se però io gli metto una pietra sopra, questa pietra deforma il telo e lo incurva, però è incurvato di più sotto la pietra e di meno distante dalla pietra. Così fanno le masse
nello spazio di Einstein e incurvano molto là dove ci sono e di meno distanti. Per molto bisogna stare un po' attenti, sono deformazioni percentualmente minime. Il Sole è dell'ordine dell'1 per mille il cambiamento, diciamo, della geometria, mentre cioè, l'occhio o l'uomo interpreta queste deformazioni essenzialmente come un campo di gravità. È un po' come se io metto due pietre, ciascuna cerca di cadere nell'infossatura prodotta dall'altra e noi vediamo quello come una forza di gravità. La forza di gravità non è che esista, esiste lo spazio curvo che è in mezzo, che è quello che causa le due pietre e che le fa avvicinare, così capita tra due masse nello spazio. Allora, questa teoria fruì di tre verifiche sperimentali, non dati, poi la tecnologia del tempo non era poi così sviluppata, però il punto proprio essenziale fu una spedizione all'Isola del Principe durante un'eclissi di Sole in cui fu misurata la deviazione dei raggi delle stelle sul bordo del Sole, che risultò due volte quella newtoniana e in accordo con le predizioni della relatività. E questo segnò la virata, diciamo, il punto in cui Einstein passò da scienziato molto noto a una specie di nume o di personaggio da usare come pubblicità sulle barre di cioccolato o sulle scatole dei cereali o così via. E questo nome fu fabbricato, si dice, da un Sir Eddington, lo stesso che andò nella spedizione all'Isola del Principe, che fu il più grande propagandista di Einstein. Non che Einstein non lo meritasse, ma come capita in questi casi, l'immagine popolare ha amplificato su qualcosa che era già grande, creandone un mito. A me basta che una persona sia un grande scienziato, non è che necessariamente voglia fare un mito, però va detto, Einstein è diventato un mito, vende. E quindi da quel momento in poi fu tutta un'esplosione di applicazioni. Einstein pubblicò un primo lavoro di cosmologia nel 1922, credo, in cui cercava di costruire un universo aristotelico in cui le stelle non sapeva ancora che esistevano galassie nel senso moderno, perché furono identificate come oggetti nel decennio che seguì, e queste stelle però tendono a cadere una contro l'altra perché si attraggono. Loro introdusse una repulsione cosmologica che doveva tenere tutto in equilibrio e tenere l'universo lì fermo e immutabile alla maniera aristotelica. In realtà l'universo non è così, risultò che invece è un universo dinamico, in espansione, e che la teoria della relatività generale predice questo tipo di universo, senza bisogno di forze addizionali, come fu dimostrato da due ricercatori, uno era un gesuita, il padre Lemaître, che credo fosse belga, e Friedman, che era un russo, i quali costruirono indipendentemente un modello che va adesso sotto il nome di modello del Big Bang, di un universo in espansione che potrebbe durare indefinitamente, che è pieno di galassie. Dalla Terra potremmo vedere circa 10 miliardi di galassie che lo riempiono con una polvere di galassie, ogni granello di polvere è una galassia, e questa polvere si espande, e questo è il cosiddetto modello del Big Bang, su cui quasi tutti sono d'accordo, eccetto alcuni eretici come ARP, che producono delle foto di galassie che sembrano violare questa teoria, però non si esaurisce tutto lì, naturalmente, e però c'è moltissima incertezza sui primissimi atomi del Big Bang. Esiste una notevole incertezza sui primi istanti del Big Bang, perché se uno riuscisse a fare un filmato di tutto l'universo, l'universo naturalmente si espande e le galassie si allontanano l'una dall'altra, ma se uno proietta il film alla rovescia vede che le galassie si avvicinano e l'universo in qualche maniera si comprime. E anche chi usa una pompa da bicicletta sa che quando si comprime l'aria nella pompa da bicicletta l'aria si scalda, quindi l'universo non solo era più denso, ma era anche più caldo e si è raffreddato via via espandendosi. E se uno fa i calcoli scopre che, per esempio, 3 minuti dopo il Big Bang la temperatura era di miliardi di gradi, cioè sufficiente a mandare avanti delle reazioni termonucleari.
E se uno va indietro, incontra stati in cui la materia era sempre più densa e sempre più calda, e noi possediamo mezzi per identificare i comportamenti di questa materia, che è la teoria dei campi, di cui parlerò oltre. Ma se uno va in situazioni proprio eccessive, di altissima densità, beh, anche queste teorie non sono poi così attendibili, per cui non si sa molto su questi primi istanti, anche perché non si hanno delle misure dirette. Ed è naturale quindi che ci siano delle controversie, che ci siano delle polemiche, che ci siano tante teorie diverse l'una dall'altra e differenze di opinioni, proprio perché non c'è l'osservazione che permetta di decidere in una maniera o nell'altra. E lì il gran mistero, la barriera ultima che ci attende, che secondo me non sarà mai superata in toto, cioè andremo sempre più avanti, ma non arriveremo mai a toccare la fine, perché lì chissà cosa c'è. C'è Hawking che predice una transizione quantistica dal nulla e così via. Tutto può essere vero e tutto può essere falso, tutte queste cose possono essere mescolate in vario modo. Non è dato a me di dare una parola finale su questo argomento adesso. Comunque, se uno vuole analizzare i primi istanti di vita dell'universo, bisogna decidere anche cosa vuol dire primi istanti. Esplode l'universo, o comincia l'universo da un punto inconcepibile di densità teoricamente infinita e temperatura infinita, il quale comincia a espandersi. Nei primi secondi di espansione la temperatura era così elevata da consentire l'esistenza di materia e di antimateria allo stesso tempo, con forze che sono le cosiddette forze dettate dalla teoria di campo, che vengono dallo scambio frenetico di particelle tra una particella e l'altra, perché la particella può essere vista in un ruolo passivo, ma anche, cioè quella che subisce le forze, ma anche in ruolo attivo, cioè quella che trasmette forze da una particella all'altra. Ed è molto complicato descrivere questo tipo di forza, anche perché è opinione comune che il modello standard delle particelle elementari che dovrebbe descrivere queste forze, oltre un certo limite, è incompleto, cioè non ci dice tutto. Quando si va oltre le energie che lo caratterizzano, non ci dà più delle risposte. Quindi bisognerà attendere un po' gli eventi. Comunque l'universo si raffredda, dopo 3 minuti si formano i nuclei e sparisce l'antimateria. C'è una sintesi nucleare in cui si forma, essenzialmente rimane idrogeno, deuterio e elementi fatti di elementi più leggeri, cioè elementi pesanti non si sono formati in quell'epoca lì, ma molto tempo dopo dentro le stelle. Poi, finiti i 3 minuti, l'universo sospende le reazioni termonucleari e si raffredda. Passa 1 milione di anni e si formano gli atomi. E poi dopo continua il raffreddamento, si formano le galassie, le stelle e tutti gli ammenicoli a cui siamo abituati. Però rendiamoci conto che in quel tempo là, quando si sono formate, le galassie erano ben diverse da quelle di adesso e anche le stelle avevano una composizione, una struttura molto diversa di quelle di adesso. Perché una stella è una specie di fucina che fabbrica elementi pesanti. 20 miliardi di anni fa non li avevano ancora fabbricati, adesso ce n'è a iosa, di questi elementi siamo fatti noi e quindi anche la dinamica interna delle stelle è molto diversa da quella di prima e tutto questo rende un po' complicata la vita agli astrofisici, però dà anche altre ragioni di interesse.